Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi darò delle idee per i vostri pranzi, le vostre cene, colazioni e snack. E partiamo dalla colazione. Quest'oggi sarà un po' diversa dal solito perché prepareremo una colazione salata. Qualcuna di voi nei commenti mi ha scritto se gli potessi dare qualche idea. Beh, non sono un amante delle colazioni salate, però devo dire che questa è quella che mi è venuta in mente e che ho apprezzato di più. Allora, prendo del pane di segale con dei semi. Vado a metterci all'interno dell'avocado maturo, potete in alternativa utilizzare qualcos'altro, e fesa di tacchino, perché ricordo siamo comunque a dieta, e 3 fettine di pomodoro. E questa può essere un'idea per una colazione salata e nutriente e gustosa, ovviamente. Se voi siete amanti delle colazioni salate, fatemi sapere giù nei commenti, cercherò in qualche modo di metterle più spesso all'interno di questi video. Passiamo al pranzo, piatto unico fatto con 2 fettine di petto di pollo, patate e zucca. Allora, la prima cosa che faccio è tagliare le patate, che io andrò a cuocere al microonde perché velocizzo un po' i tempi, ma in alternativa potete lessarle. Una volta che le patate si saranno lessate, le vado a passare poi in una padella con un goccio di olio e rosmarino fresco. Le faccio saltare qualche minuto, dopodiché aggiungo anche la zucca. Io sto utilizzando la zucca congelata della Orogel, ma adesso davvero iniziano a uscire tantissime zucche, è il periodo della zucca e non vedo l'ora, perché io adoro la zucca, davvero ci farei di tutto, dolce, salato, qualsiasi cosa. E nel frattempo che la zucca si cuoce, vado a cuocere anche il mio petto di pollo su una piastra senza olio. E questo è stato il mio pranzo e il mio piatto unico. Passiamo allo snack. Ovviamente durante la giornata non posso non mangiare qualcosa di dolce, quindi mi sono preparata questi waffle light con crema proteica alle nocciole. Allora, basta mettere all'interno di una ciotola 2 uova, li andiamo a sbattere con un cucchiaio di zucchero o in alternativa erythriolo, che sarebbe lo zucchero senza calorie, ci vado a mettere il latte di soia 200 ml e un cucchiaio di olio, olio d'oliva o olio di semi di girasole, quello che preferite. Mescolo, dopodiché vado ad aggiungerci anche la farina, io sto utilizzando la farina 1, potete utilizzare anche la farina integrale, e un cucchiaino di lievito in polvere. Io non ho la piastra per i waffle, quindi li vado a cuocere in forno grazie a questa formina in silicone. 180 gradi per 15 minuti, quindi comunque è un tempo abbastanza veloce. Li lascio raffreddare e i miei waffle sono pronti. Li vado a condire con questa crema proteica della Food Spring, è davvero molto buona. Questa è quella bianca e al cacao, è davvero molto buona. Non me l'aspettavo, è una delle mie preferite. Vado a metterci anche qualche mandorla e il mio snack è pronto. Per cena, siccome ho trovato dei melograni, allora ho deciso di fare insalata di salmone con spinaci e vinaigrette di melograno. Allora, la prima cosa che faccio è cuocere i filetti di salmone in una padella con un goccio di olio e a parte vado a cuocere gli spinaci, li faccio semplicemente sbollentare, quindi non ci metto niente, al limite un pizzico di sale, perché poi andranno ad essere conditi con la vinaigrette al melograno. Quindi una volta che gli spinaci sono cotti, li vado a mettere su un piatto, ci vado a mettere al di sopra il salmone scottato, qualche noce che non può mai mancare e la vinaigrette che ho fatto semplicemente frullando il melograno, e ci ho aggiunto un cucchiaio di olio e un cucchiaio di aceto, che potete sostituire con un cucchiaio di limone in alternativa. Ho messo qualche chicco di melograno e la mia cena è pronta. Allora ragazze e ragazzi, spero tanto che questo mio video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche idea in più. Come sempre aspetto i vostri commenti, fatemi sapere se le fate. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!